Lo so che la qualità della mia webcam non è granché, si vedono tutti i pixel, ma tanto ormai YouTube è fatto di live ricaricate, montate maldestramente. Quindi perché dovrei preoccuparmi di avere qualità? Il fumetto di cui vorrei oggi parlarvi è Controluce di Tatami Yuka. Probabilmente questo nome non vi dirà troppo se non siete tanto immersi un po' in queste letture secondarie, anche perché questo è la collana manga della Bao, che non è che diciamo è tutta questa fama. Ma se avete letto le storie di Asano Inio degli ultimi anni, questa è la sua assistente, detto in parole povere. E tra l'altro all'interno di questo volume ci viene detto che lo stesso Asano ha aiutato questa ragazza fare alcune cose, non è specificato cosa, quindi per quanto ci riguarda il suo apporto potrebbe essere semplicemente guardare e dare consigli, però il volume ci fa sapere che è stata aiutata da Asano e noi ci fidiamo. Controluce ci si mostra un'edizione molto caruccia, devo dire la verità, molto morbida, con sovracopertina, nessuna pagina a colori, ma suppongo non ci fossero pagine a colori neanche nella stampa giapponese, perché nessuna pagina mi dà l'idea di essere originariamente a colori. E al prezzo di 7,90€ non è certamente un fumetto economico, anche perché è una lunghezza abbastanza standard per un tankobon, ma a parer mio la qualità che ci viene data dalla Bao in un certo senso comunque conferma la spesa. Questo costa quasi 8€, io ho pagato 5,50€ per fumetti qualitativamente 80 spanne più in basso, quindi non mi lamento. Ma di cosa parla Controluce? Controluce parla di una storia d'amicizia non sempre ben definita. Appunto, come se fosse controluce, come se tu in realtà non riesci a vedere il viso della persona con cui sei amico. Infatti, le nostre protagoniste sono due ragazze, una ragazza considerata stupenda, l'idol della classe, addirittura descritta come la ragazza che se compra una borsa, poi quella borsa andrà di moda nell'intera scuola proprio perché ce l'ha lei tanto che è bella, e una ragazza che è reputata non brutta, semplice, nel senso una ragazza come tante, con la passione della fotografia. Queste due ragazze sono amiche di infanzia praticamente da sempre, ma c'è sempre stato un po', non effettivamente invidia l'una dell'altro, ma quasi un sentimento di io davvero voglio bene a questa persona o questa persona mi sta simpatica perché ormai ci conosciamo da sempre. Su questo si basa l'intero racconto, su riuscire a prendere consapevolezza del fatto che una persona ti piaccia davvero oppure no, se tu davvero riesci a vedere quella persona, se davvero riesci a inquadrare quella stessa persona. Diciamo che dirvi altro sarebbe quasi un farvi uno spoiler gigantesco, perché appunto essendo un volume singolo, essendo una storia abbastanza breve di neanche 200 pagine, vedete anche voi che se io adesso vado a dirvi soltanto un particolare in più, tipo ah c'è quella scena, crolla completamente la costruzione della trama, quindi leggetevelo se vi sembra una trama nelle vostre corde. Ciò che posso dirvi è che io in questo racconto ho visto una storia che sembra quasi una storia di crescita, sembra mettere le basi per evolvere i suoi personaggi, per portare a uno scopo più grande, una consapevolezza maggiore, ma che forse rifacendosi molto anche alla tipologia di narrazione che fa Asano, perché comunque se lavorano a stretto contatto da tempo è normale abbia un po' assorbito la narrativa di Asano, proprio per questo motivo è una storia che in realtà non dà neanche una soluzione. E questo è il bello. Non è una storia che fa crescere i personaggi, si arriva a un punto di catarsi e poi tutto si risolve. È una storia che non vuole risolvere i problemi, vuole semplicemente parlarne. Loro si sentono così, hanno questi dubbi esistenziali, come vivono questi dubbi e come questi dubbi li condizioneranno nel corso della storia. Dopodiché non sta all'autore dirci ah poi hanno risolto tutto, non ti preoccupare, tutto risolto, amicone, tutto a posto, ma neanche dirci no, è finita tutta, no, è crollato completamente il castello. È una storia descrittiva, ci descrive lo stralcio di vita di queste due ragazze in un momento ben definito. Che ne so, vi descrivo una settimana di vita di queste ragazze, poi il resto poi si vede, te lo immagini tu dopo aver visto questo. Non è quindi effettivamente un finale aperto, semplicemente è quella classica storia che non vuole dare risposte, non ha certamente il vissero felici e contenti, né il vissero infelici e scontenti. È un po' una costante nella narrativa di Asano, se ci pensate. E forse anche per questo mi è piaciuta questa storia,
perché non è una storia che vuole mandarci la classica morale positiva. Non è una storia che vuole imporsi come è tutto grande, piano maggiore, no. È la vita quotidiana, perché penso che nelle nostre vite nessuno di noi abbia avuto il momento in cui dici ok, questo è il mio vissero per sempre felici e contenti. Fine. No. Semplicemente si arriva a momenti gioiosi, si arriva a momenti tristi e la vita prosegue. Prosegue magari un po' meglio, un po' peggio, un po' migliore, un po' peggiore, basta, tutto qui. Proprio per questo consiglio Controluce un po' a tutte le persone che si sono comunque appassionate di Asano o che comunque vogliono leggere una storia che non sia troppo lunga e che racconti uno slice of life un po' più realistico, tutto sommato. Lo stile artistico potrebbe non piacere a tutti, questo sicuramente, perché in realtà ha degli sfondi molto realistici, fotografici, come sono quelli che fa Asano solitamente nelle sue storie, e di cui appunto l'assistente aiuta a farli, quindi sa perfettamente come si fanno quegli sfondi. Si contrappone una costruzione dei personaggi molto più super deformed, molto più imprecisa, che ricorda in parte ai volti di Asano, ma che aggiunge un po' quella specie di cartoonismo, con questi occhioni grandi che richiamano un po' il manga di Tezuka, questi occhioni molto luminosi che richiamano un po' le commedie Takarazuka, e queste figure molto longilinee. E questo è. Qualcuno di voi l'ha letto? Penso che qualcuno l'abbia letto in Italia, non posso essere l'unico a conoscerlo. Voglio sperarlo, ma sicuramente no. E comunque ho visto, quando ho fatto il post su Telegram, la gente ha detto ah, sì, è bello, ti consiglio anche queste altre cose, questo e quell'altro, quindi secondo me ci sta. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video, che penso arriverà presto, non lo so. Non so con che cadenza arriveranno le mie io che parlo di fumetti, perché io ne ho letti tanti.